gravi difficoltà sullo scenario internazionale, se non che è un alleato degli Stati Uniti, della NATO, un nostro alleato, e per cui si ha un atteggiamento troppo blando. Io credo che l'Italia deve ribadire al Qatar di contrastare in maniera efficace e di criminalizzare, come è giusto che sia, quei cittadini, quei privati, quelle fondazioni, quei centri islamici che sostengono economicamente e ideologicamente il terrorismo in tutto il mondo. Per questo motivo, ancorché apprezziamo l'aspetto tecnico, come abbiamo detto, per dare un segnale al Qatar, che dovrebbe essere lo stesso governo a prendere in grande considerazione, ci asterremo. Grazie. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Prego i colleghi di prendere posto. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge di ratifica numero 2710A, ratifica ed esecuzione del memorandum d'intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012. È aperta la votazione. Ruocco, Lodolini, onorevole Covello, se si sbriga vota. Gelmini, Polidori in arrivo. Covello, votato. Maglietta, è chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo ora alla discussione del disegno di legge di ratifica numero 3260A, ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministero degli Affari Interni della Repubblica di Azerbaigian, firmato a Roma il 5 novembre 2012. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Avverto che la Commissione Affari Esteri si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha facoltà di intervenire il relatore Rabino. Prego, onorevole. Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario al Ministero degli Affari Esteri Enzo Amendola, il primo accordo che quest'Aula è chiamata a esaminare definisce le diverse tipologie di reati che mira a contrastare, che vanno dalla criminalità organizzata transnazionale al terrorismo fino al traffico illecito di sostanze stupefacenti o di esseri umani. L'intesa concerne anche i reati contro il patrimonio culturale dei due Paesi. L'attuale contesto internazionale, non c'è bisogno di dirlo, rende quanto mai opportuna